Si possono vedere due macro aree di impatto dei cosiddetti digital tools, delle soluzioni di ambito digitale nel mondo finance. Il primo fa riferimento alla trasformazione o diciamo, la modifica di alcuni processi interni e in particolare l'automazione, l'utilizzo di cosiddetto robot process automation, RPA o RPA. Questo è un primo ambito importante di impatto. Che porta tendenzialmente a vantaggi in termini di efficienza, quindi riduzione di risorse umane impiegate in attività spesso a basso valore aggiunto, che possono essere invece diciamo, dirottate su attività più importanti, più strategicamente rilevanti. Vi è un secondo macro area di impatto, che è quella che invece è legata a tutti gli strumenti che possono in qualche modo migliorare le performance delle attività svolte dall'area finance, quindi che agiscono diciamo, sull'output dei vari processi dell'area finance. E qui possiamo fare riferimento in prima battuta ai processi core, quindi per esempio quelli che fanno riferimento alla tesoreria, al cash management, alla gestione circolante, al fraud detection and prevention, oppure a quelli che fanno riferimento all'area più, diciamo, più vicina al mondo del controllo di gestione, quindi alla pianificazione, al forecasting, al controllo e al reporting. Queste sono, diciamo, due macro aree importanti di ricadute di tools, che poi ovviamente presentano anche diciamo, degli effetti incrociati, quindi delle sinergie. C'è poi tutto un mondo che riguarda, diciamo, se vogliamo, la terza area, che riguarda il mondo dei processi cross-firm, quindi estesi alla filiera, dove in questo caso è particolarmente rilevante il ruolo della blockchain che può comportare diversi vantaggi a livello sia di gestione delle transazioni, sia di contract management. Molte imprese sono partite dall'aspetto di automazione dei processi. Questa è sicuramente un'area su cui stanno investendo diverse imprese. Poi, dal punto di vista invece dell'impatto sulle attività, quindi sull'output, sicuramente da tempo le diverse imprese stanno lavorando già su algoritmi di Big Data Analytics, quindi Descriptive Predictive Analytics. Forse siamo ancora un po' all'inizio, un po' più indietro sul fronte dell'utilizzo di soluzioni di machine learning o della blockchain.